Ciao a tutti amici e amiche creative, bentornati sul mio canale. Finalmente nel video di oggi voglio mostrarvi una tecnica molto carina che vi può tornare utile per realizzare dei tappeti, quadretti, cuscini, pupazzi e tanti tanti altri elementi decorativi. Avete mai sentito parlare del needle punch? In Italia so che è molto conosciuto sotto il nome di ago magico. È un pratico strumento in plastica o in legno che ci permette di ricamare in maniera semplice e veloce, senza avere nessuna conoscenza particolare di cucito. Come vedete, il mio è un semplicissimo ago, ma sul web se ne trovano di tantissimi tipi differenti. Io ho scelto il modello base, semplicissimo, che mi permette di fare dei ricami con la lana. Infatti, a seconda del tipo di lana o filo che vogliate utilizzare, dovrete prendere l'apposito ago. Il mio faceva parte di un kit completo molto carino che ho preso su uno shop online. Vi lascio il link nell'info box. Inserire la lana nell'ago è semplicissimo. Io mi aiuterò con questo filo di nylon, anche questo faceva parte del kit. Posiziono un'estremità della lana in questa parte del filo di nylon. Faccio passare il filo nell'ago all'interno di questo foro. E tiro il filo. Per poter iniziare dovrete lasciare qualche centimetro di lana iniziale dall'uscita della cruna. Quindi inserite l'ago nel tessuto avendo la punta dal quale fuoriesce il filo a vista. Iniziate dai contorni del disegno, spingete verso il basso l'ago. Quando tirate sull'ago fate in modo che sia rasente al tessuto. Fatelo scivolare di pochi millimetri e ripetete il movimento, così per tutta la composizione. Ahimè, potrebbe capitare di alzare troppo la punta dell'ago facendo saltare il punto. A me capita spesso. In questo caso dovete posizionare l'ago sul tessuto e prima di procedere con l'inserimento dovrete tirare dall'estremità opposta del punzone il filo in eccedenza e il problema è risolto. Ovviamente, detto così, sembrerebbe molto semplice ad alcuni e molto difficile per altri. Io, ad essere sincera, vi dirò che il procedimento è semplicissimo. Ovviamente, essendo le prime volte, dovrete fare un po' di pratica fino a che appunto ci prenderete un po' la mano. La particolarità di questa tecnica è che si ricama al contrario. Infatti, questo è il risultato che otteniamo sul retro. Un bel effetto spugna, o come lo chiamo io, effetto peluche. Trovo che sia un modo molto molto rilassante per creare. Infatti, credo che nei prossimi giorni proverò a ricamare delle altre fantasie. Fatemi sapere se questa breve guida al needle punch vi è piaciuta, lasciandomi tantissimi commentini e pollici in su. Spero appunto che vi sia anche stata utile. Fatemi sapere se è la prima volta che sentite parlare dell'ago magico o se siete espertissime nel settore, in modo da poterci appunto scambiare consigli e tanti tanti progettini. Io vi ringrazio per la visione. Vi aspetto nel mio prossimo video, vi mando un super abbraccio e ciao!